Parliamo un attimo di te e del tuo grande ruolo da critico cinematografico, saggista, scrittore. Se l'Italia fosse un film, adesso, quale film sarebbe? Beh, lo è già, è un mix fra Loro di Sorrentino e Reality di Matteo Garrone. Facciamo un ibrido fra quei due. Però non mi piace che mi chiami critico cinematografico. Ah sì? No, finiamo qui se mi chiami ancora E critico. come vuoi essere chiamato? Archeologo delle immagini, o operatore socioculturale dell'audiovisivo, promotore socioculturale. La differenza è che il critico dice questo è bello e questo è brutto. Io al limite arrivo a dire questo mi piace, questo non mi piace, Beh, io ma non ho la pretesa mai di attribuire un valore oggettivo, assoluto e universale a ciò che è un mio giudizio soggettivo, personale, parziale. allora, qua devo fare una micro excusatio non petita, per cui io crino, per me è crino giudicare, quindi colui che entra dentro dando valore o riconoscendo un valore per sé. Quindi mi piace archeologo, però critico ha dentro questo taglio per quanto riguarda la mia No, no, sì, sensibilità. certo, però per Non lo come. schizzinoso che dice questo sì, questo no, il resto lo butto. Beh, per come sono le cose, il critico ormai è quello che dà le palline, le stellette. Sarebbe bello recuperare questa È parola, allora. C'è una che. battaglia sulle parole a proposito della comunicazione. Cioè, Questa è una bella critico domanda. è un termine per me positivo. E No, tu no, invece è positivo, è ce l'abbiamo positivo. in mente come È che un'alea negativa. associato a critico cinematografico a volte genera. Quell'antipatico. No, sì, quello che bacchetta un po', che fa il giudice, che emette sentenze, che. E poi nell'era, come dire, dove tutti fanno i critici, non solo di film, ma perfino Di di. cucina, di Qualche sera canzoni. fa ero in un ristorante milanese e nel tavolo accanto al mio c'erano un lui e una lei, quarantenni, lui con l'iPad, lei con un taccuino, non si sono scambiati una parola per tutta la cena, prendevano appunti. A un certo punto sento lei che sussurra a lui: cazzo, non trovo neanche un appiglio per stroncarli. Cioè, quelli erano lì per fare la stroncatura su TripAdvisor, quindi rinunciavano al piacere della cena, del vino, della conversazione, per essere Stroncare. critici culinari o gastronomici. Allora, in questo Ecco, senso capisco allora, che è cioè, giusto alzare una barriera e dire no, anche no, archeologo dell'immagine mi piace di o più. buon gustaio in O quel buon caso. gustaio è ancora meglio. Ecco, buon gustaio, mi piace, ecco, perché a me piace il cinema. Anche il film più brutto, non più brutto, anche il film che non mi interessa, tutto sommato, che non mi piace, tutto sommato qualche motivo di interesse me lo dà. Quindi, ecco, un buon gustare, mi definirei così. Chi è il regista del film che si sta girando in Italia? È bello perché tramite il cinema si parla di tutto. Temo che non ci sia, temo che sia un po' una sorta di film che si fa da sé. Potrebbe essere un nuovo genere Potrebbe essere un nuovo cinematografico. genere, sì, un po'. E in ogni caso, come dire, per fortuna la realtà non risponde mai a un unico copione drammaturgico, perché altrimenti saremmo tutti soltanto personaggi in cerca d'autore. Per fortuna ci sono più autori in cerca di tanti personaggi, ci sono tante narrazioni che si scontrano. C'è un ragazzo che si è laureato in questa università che ha scritto un bellissimo saggio in cui tenta una lettura archetipa degli attori del film che si sta girando in questi giorni in Italia, proponendo di leggere, che ne so, Salvini come l'archetipo del guerriero, Berlusconi come l'archetipo del mago. E così via, un altro è il saggio, un altro è. E leggendo queste figure attraverso questa chiave, per esempio, lui dice chiaramente: non puoi combattere il guerriero con i saperi e i linguaggi del saggio. Il guerriero lo combatti con i metodi e gli strumenti del guerriero. C'è tutta una Chiaro. lettura, come dire, anche in effetti, quello che accade in Italia oggi sono narrazioni che si scontrano. Dentro lo stesso, sulla stessa scena teatrale ci sono più racconti, e a volte si ha come la sensazione che la realtà sia sussunta dentro i racconti che pretendono di farla propria.
ed è come se contassero più i racconti che la realtà. Per esempio, i dati reali non interessano quasi più a nessuno. Per esempio, è noto che il 2017 è stato l'anno in cui in Italia ci sono stati meno delitti dal 1861. Cioè, per trovare un anno in cui in Italia ci sono stati più omicidi del 2017 bisogna tornare al 1861. Quindi, come dire, siamo in una situazione di calo assoluto di criminalità omicida, e tuttavia la narrazione dominante nel paese è che c'è un'emergenza, un allarme rosso criminalità, delitti, omicidi. Perché la narrazione allarme rosso passa di più della narrazione razionale che dice guarda che in realtà non è così? Questo è un bel tema di comunicazione e di narrazione su cui interrogarsi. Questo però sembrerebbe quasi far supporre che un regista ci sia. O no? Tu sai qual è? Io non riesco a vederlo. E magari un regista particolarmente bravo, anch'io non avrei ipotesi. Io non riesco, cioè vedo registucoli che sono bravi, ma un regista complessivo, ma no, vedo anche registi, perché evidentemente ognuna delle narrazioni in campo fa capo a una, ma poi sono narrazioni talmente pulviscolarizzate, talmente basate sulla continua affermazione, poi negazione di quello che avevi affermato, poi continua riaffermazione, che genera nell'utente finale dell'informazione, della narrazione, quella che io chiamo la misinformazione, che è l'impossibilità oggettiva in cui si trova il singolo utente di decidere sulla verità o la falsità, la veridicità o l'inautenticità di ciò che è stato comunicato. A fronte di una comunicazione che continuamente afferma, poi lo nega, poi lo riafferma, poi lo nega, poi lo riafferma, poi tu ti dimentichi e vivi in questa brodaglia, in questa melassa di indistinte informazioni, nessuna delle quali viene mai verificata fino alla fine, perché la verifica dei dati è l'ultima cosa che è difficilmente narrabile, è difficilmente trasformabile in appassionato racconto, per cui alla fin fine l'utente finale misinformato si abbandona, come dicevo prima, alla pancia e basta.